Buonasera ragazzi, fratelli nerazzurri e non, bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu. È un video doveroso, è un video doveroso e sarà difficile cercare di fare chiarezza perché ore 18 e 31, comunicato della FC Internazionale Milano 1908, dove si dice che l'Inter e Antonio Conte proseguiranno insieme per la prossima stagione. Il progetto va avanti. Io sono molto molto arrabbiato perché a me i teatrini non piacciono. Voglio fare una premessa perché il canale sta crescendo veramente tanto grazie a voi e tanti di voi, veramente tanti, magari non mi conoscono benissimo e mi conoscono da poco, quindi le puntate precedenti ve le riassumo. Io ho sempre difeso a spada tratta non Conte l'Inter, perché per me veramente l'unica cosa che conta è l'Inter. Questa maglietta l'ho messa perché sono agitato e mi piace talmente tanto la maglietta della fusione con il numero, guardate, con il numero 10 di Meazza. Mi piace talmente tanto che questi colori mi tranquillizzano, ok? Perché sono veramente incazzato, ma perché sono incazzato? Perché io voglio una conferenza stampa. Noi tifosi adesso vogliamo una conferenza stampa, ma non a supercazzole. Vogliamo una conferenza stampa dove ci spiegate che cacchio è successo o quello che si può dire di quello che è successo. Ma la conferenza stampa io la vorrei dal mister, non dalla società. Allora, chiariamo subito. V'ho fatto un trascorso, se no, v'ho detto un attimino, ho sempre difeso l'Inter, ok? E secondo me lui ha fatto un grandissimo lavoro perché sotto gli occhi di tutti ha fatto un lavoro eccezionale. Però poi quando ha iniziato a fare le sceneggiate, che io tanto non sopporto nella vita in generale, immaginatevi qua, io ho iniziato ad arrabbiarmi non con il mister, che l'ho sempre difeso, ma con le sceneggiate che faceva. Dortmund, incazzato nero io. Dopo il Cagliari, incazzato nero. Dopo Atalanta-Inter è stata l'unica sceneggiata che in parte ho condiviso perché ho detto: secondo me sta dicendo delle cose giuste. Però poi, sapete, i giorni vanno avanti, no? Il puzzle piano piano inizia a comporsi, eh? E le idee ce le abbiamo un attimino più chiare. Quindi, sì, gli dai ragione, sei contento, io ho sempre stato convinto che doveva proseguire assolutamente. Un mese fa io vi do una notizia nel mio piccolo, dove sembra che dall'Asia arrivano notizie in contrasto con quelle che c'erano qua, tale per cui non è assolutamente vero che Conte doveva essere allontanato dalla società, che Zhang voleva allontanarlo, anche perché era stato giudicato propositivo e quindi hanno scelto di proseguire con lui questo un mese fa. Anzi, ho sempre detto, in Cina se giudicano propositiva un'uscita anche di cattivo gusto, come quella che è stata dopo Bergamo, comunque è più facile che ti promuovono rispetto a che ti mandino via, ok? Poi il mister, i giocatori, la squadra, non solo il mister, ci hanno regalato questo bellissimo cammino in Europa League e quindi il mio sentimento era quello: no, assolutamente Conte non si deve toccare. Ma perché? Perché non è innamorato di Conte? No, non lo sono mai stato, l'ho sempre detto dal primo giorno. Andate a vedere, io ho il canale da un anno, ma precedentemente al canale avevo già una mia esperienza in radio, lavoravo a Radio Milan Inter e ci sono le puntate registrate. E basta che andate anche su Facebook e le trovate. È quello che dicevo: grandissimo sacrificio da parte mia. Ho detto la prima volta che mi ha fatto la domanda ad accettare un DNA del genere. Però comunque l'importante è che faccia gli interessi dell'Inter. E questo l'ho sempre sostenuto. L'hanno sostenuto anche gli esponenti della Curva Nord quando sono venuti da me. Il ragionamento era quello: a noi non ci interessa dove hai giocato prima, a noi ci interessa come lavori qua. Il lavoro di Conte è stato estremamente serio, ma queste uscite assolutamente, io soprattutto non le ho digerite. Ma quale mi ha fatto più male? L'ultima. A me ha fatto male l'ultima. L'ultima mi ha fatto veramente male perché dopo una finale tu non puoi ancora praticamente fare una conferenza dove sembrava che te ne volesse andare per cercare di ottenere qualcosa in più mettendo
la società lì nell'angolo. Perché? Perché sei forte di un contratto che purtroppo al primo anno e la società non può spendere tutti quei soldi per mandarti via e licenziarti. E secondo me non c'era neanche la giusta causa, perché se no un pensierino l'avrebbero fatto. L'avrebbero più di un pensiero l'avrebbero fatto. Perché parliamoci chiaro. La società, se oggi dovesse scegliere l'allenatore, non sceglierebbe lui, ma sceglierebbe Allegri. Questo chiariamolo. Questo io è quello che penso. Però chiarisco, perché so già i commenti che poi arrivano. Quindi, cioè, attenzione, di prima acchito uno spara sulla società. Ah, cazzo, si fanno perculare da Conte. No, la società non voleva mandarlo via Conte, ok? Era lui che si voleva licenziare. Però quello che adesso ci devono spiegare, cos'è cambiato? Dal momento che lui chiedeva la testa, addirittura si pensava anche di due giocatori, Skriniar ed Eriksen. Io mi auguro che Eriksen non venga assolutamente toccato, ma nella maniera più assoluta, chiedeva la testa di metà dirigenza, perché questa è un'altra cosa che non capisco. Per lavorare bene ha bisogno di tutti i suoi fidati amici, scudieri? Perché non riesce a lavorare bene lo stesso? Che spieghi bene quali sono questi problemi insormontabili dal momento che dice che il mercato non c'entra niente, che è una supercazzola, perché non è assolutamente vero. Perché per il mercato che lui fece a Singapore, no, non a Singapore, scusatemi, adesso non mi ricordo dove era comunque nella tournée asiatica, quel casino per accelerare Lukaku, è per il mercato che fece quell'uscita molto infelice dopo il Borussia Dortmund, senza ammettere le sue colpe, perché lui non sbaglia mai, la colpa è sempre degli altri, ok? Io gli ho passato Bergamo per tanti motivi, però tu dopo una sconfitta in Europa League te ne esci con quella conferenza stampa. Io mi sono sentito in un certo qual modo un po' tradito, perché l'ho sempre difeso. E anche adesso io penso che sotto il punto di vista comunque di campo abbiamo poco da dire. Sì, non è duttile, per l'amor di Dio. Chiaro, a me Allegri sarebbe piaciuto da matti, io ve lo dico. Io tra lui e Allegri avrei preferito Allegri, ma sapete perché? Perché l'Inter ha bisogno di tranquillità. L'Inter ha bisogno di tranquillità. Poi a livello comunque di campo ha bisogno anche di molta più duttilità. Perché? Perché a livello tattico, personalmente, reputo Allegri un allenatore in grado di intervenire a partita in corso, cosa che Conte quest'anno non ha dimostrato di avere. Però con questo, se non avesse fatto quelle uscite, ma ben felice che il progetto vada avanti, anche perché ha fatto un lavoro veramente fantastico. Però tutto quel teatrino, la domanda è questa: ma quel teatrino a cosa è servito? Chiaro. Che testa è saltata? Secondo me non salterà subito. Vedrete che tra qualche mese, perché ne farà le spese, l'unico dirigente che è resistito a più presidenze, che è Ausilio, e allora mi porta a pensare, allora è vero che è vicino alla Roma. Ok? Ma onestamente io mi fido della società, però visto che qua di cose da dire ce ne sono veramente tante, ecco, soffermiamoci in questo video su il discorso della società, perché già lo so che tantissimi di voi saranno arrabbiati con la società. L'incontro non era per mandare via Conte, era lui che doveva andare via. Quindi qualcuno ci deve spiegare, nel limite del possibile, chiaramente, senza supercazzole, che cosa è cambiato dopo questo incontro. Sicuramente l'avranno fatto, secondo me lui ha fatto una marcia indietro, perché lui avrà fatto una marcia indietro, avrà quantomeno a loro chiesto scusa, scusa lo deve chiedere pubblicamente a tutti noi tifosi. Perché quelle sceneggiate lì fanno fare una figura ridicola a tutti quanti noi e noi non le dobbiamo tollerare. Io non vi sto parlando del mister, io vi sto parlando di noi tifosi. Conte deve mettersi alla memoria che l'Inter siamo noi tifosi e meritiamo rispetto e d'ora in poi ci deve rispettare e prima di continuare la società dovrebbe obbligarlo quantomeno a chiedere scusa a tutti i tifosi. Per
io penso che lui pensi che gran parte dei tifosi sono con lui. Mister, gran parte dei tifosi non erano con te, erano con l'Inter, perché giudicavano positivo il tuo lavoro. Questo che devi capire, mister. Io che t'ho sempre difeso, non ero con Conte, io ero con l'Inter, ok? E tu, soprattutto dopo la finale, non hai fatto bene il bene dell'Inter. Tu non puoi assolutamente pensare, in una società come la nostra, di comportarti in questa maniera qua, per ottenere quello che vuoi. Non funziona così. Perché se prima a Bergamo ti davo ragione perché il presidente non c'era, adesso tu vai dal presidente, il presidente adesso è qua. Quindi devi spiegare i motivi di quelle supercazzole, perché quelle sono supercazzole. Quelle sono supercazzole. Adesso mi auguro che non arrivi mai Petracchi, ragazzi. Mi auguro che non arrivi mai Petracchi, perché dopo quello che ha fatto, accontentarlo, come si dice, un paio di ciuffoli. Si deve trovare una linea d'accordo perché le due parti si devono incontrare per il bene di tutti, però se c'è uno che non ha fatto il bene è stato lui con quelle dichiarazioni. Quindi non contesto l'allenatore, contesto l'uomo. D'ora in poi queste scene qua lui non le può più fare. Mi auguro che almeno abbiano messo una bella postilla, che per mettere le postille e cambiare un contratto con lui le devi garantire chissà quanti milioni di euro, perché il livello purtroppo è questo qua. Perché purtroppo il livello è questo qua. E io mi sento preso in giro da un allenatore che ho sempre difeso, non per difendere lui, ma per difendere l'Inter. Ok? Chiunque presidi, chiunque alleni, chiunque diriga, sì, o giochi, ok, con i nostri colori. Io gli chiedo solo di fare gli interessi dell'Inter. E quello che a me non è piaciuto, ecco perché tanti no possono dire: ma cazzo, l'hai sempre difeso, poi dopo il punto in bianco, no, gli sei andato contro. Io sono andato contro all'uomo, non all'allenatore, è diverso. Io sono andato contro all'uomo, cioè, ma neanche all'uomo, che magari è una vita privata esemplare. Non penso, perché se si comporta così, insomma. Però comunque, deve fare gli interessi dell'Inter. E non li ha fatti. Mi aspetto, come è stato bravo ad attaccare la società, mi aspetto che vada davanti alle telecamere. Perché, caro Antonio Conte, se pensi che tu hai dalla tua parte i tifosi, adesso, secondo me, io non sono nessuno, ma il polso dell'utenza che c'è sul mio piccolo canale è quella che i tifosi si sentono in un certo qual modo traditi dai tuoi comportamenti ultimi, soprattutto dopo la finale. Noi tifosi vogliamo che quando perdi le partite ti prendi le tue responsabilità e nessuno ti accusa. Perché col tuo lavoro hai dimostrato serietà, attaccamento, capacità eccelse. Nessuno ti toglie questo. Io personalmente ti contesto e ti contesterò sempre e farò fatica a perdonarti quello che tu hai fatto. Per l'ennesima volta il teatrino dopo una finale, attaccando la società. E la società adesso non poteva mandarti via, perché sei al primo anno di contratto, quindi tu l'hai fatto apposta, perché ti sei approfittato, perché sei forte di essere al primo anno di contratto. Quindi questa è la prima parte di un discorso che sarà lunghissimo e spero veramente di non parlare più di te. Ma perché io voglio parlare dell'Inter, con questo sempre detto. E lo ridico anche adesso. Chiunque siede sulla nostra panchina, chiunque metta i nostri colori, comunque è l'Inter, ok? E questo è alla base. Quindi io non è che difendo il giocatore, l'allenatore o il presidente, io difendo l'Inter, però deve fare gli interessi dell'Inter. E lui non li ha fatti, soprattutto ultimamente con quelle cacchio di dichiarazioni. Spero che il teatrino sia finito definitivamente. Poi sosterrò, come al solito, l'operato di una persona che lavora negli interessi della nostra Inter. Chiariamo questa cosa. Vediamo un attimino la live di stasera, se si riesce a fare o meno, ok? Però questo video già serve, secondo me, spero, a capire un attimino, ecco, che la società, purtroppo,
Purtroppo è stata messa in un certo qual modo alle strette, però ha fatto valere sicuramente gli interessi loro e dell'Inter. Con questo ragazzo a fine video io la convinzione, lo dico, io ho la convinzione che arrivano due grandissimi, un campione e un campionissimo. Io sono sempre più convinto che può arrivare veramente un campionissimo. Non è magari il momento adatto di dirlo. Chi lo sa? Chi lo sa se nei prossimi giorni almeno ci fanno questo regalo? Eh? Speriamo. Io ci credo. E voi? Di Milano è simbolo regale, il biscione dell'internazionale. Veveri bene a tutti, poi iniziamo, insomma, andremo avanti piano piano a specificare bene e a chiarire bene quello che è successo. Vediamo se qualcuno parla. Perché? Oggi magari no, ma nei prossimi giorni assolutamente. Noi tifosi meritiamo quantomeno un chiarimento. Mi trema persino la voce. Ciao ragazzi, forza Inter. Sempre!